Siamo in compagnia di Massimo D'Alessandro, giornalista di Marte Sport Live. Massimo, il ritiro di Di Maro è cominciato, siamo al terzo giorno, la prima cosa che balza agli occhi è quella di una differente metodologia di lavoro. Walter Mazzarri rispetto a Rafa Benitez dava più faceva lavorare più sulla corsa, oggi invece notiamo tanto pallone e poca corsa. Credi che ci sarà all'inizio del campionato una partenza lanciata del Napoli? Beh, innanzitutto la prima risposta è quello che ci auguriamo tutti quanti, evidentemente. Lasciami innanzitutto salutare, perché so che sono tanto e tanto tifosi, gli utenti di Calcio Napoli 24. Differente metodologia, ce ne siamo accorti immediatamente, ma direi anche atmosfera diversa rispetto alle precedenti due edizioni. Il ritiro estivo qui a Di Maro, parlo proprio dell'approccio di un po' tutti a questi giorni di romitaggio, a partire dai calciatori, a quelli dello staff, ai tifosi stessi, anche un presidente De Laurentiis, ieri osannato qui osannato dai tanti tifosi che di domenica affollavano il comunale qui di Di Maro, nonostante la cessione oramai vicinissima del supercampione Cavani, segno che c'è un entusiasmo, una pressione positiva intorno a questa squadra dovuta, diciamocela fino in fondo, soprattutto alla scelta fatta della Laurentiis di affidare la squadra a Benitez, questo allenatore carismatico, oltre che bravissimo, pluridecorato, sappiamo tutto, che ha scelto, ma non è francamente una sorpresa per chi lo conosce bene, di partire con questi allenamenti dove il pallone è comparso praticamente subito, pochi carichi di lavoro, come tu giustamente ricordavi, almeno in questi primi due giorni e mezzo. Poi vedremo, il pallone compare praticamente in sessione pomeridiana, dopo 5 minuti di esercizi già c'erano i gruppetti con i palloni, cosa che francamente con Mazzarri non accadeva. Non è che adesso vogliamo cominciare già subito a fare dei paragoni, sono differenti i metodi, Mazzarri ha fatto benissimo, la speranza evidentemente che Rafa Benitez riesca a fare anche meglio. Con Edinson Cavani vicino ormai al PSG, tra poche ore ci sarà l'ufficialità, oggi ci sono le visite mediche, il Napoli è alla ricerca del sostituto, il nome caldo in queste ultime ore è quello di Gonzalo Higuaín. Che bel nome. Ha fatto secondo me molto bene ieri l'allenatore del Napoli a dire non cerchiamo un sostituto di Cavani, uno come lui che faccia 40, 100 gol eccetera eccetera, anche perché in giro come Cavani al momento non ce ne sono, non è che ci sono ma sono giocatori non alla portata, torti chiaramente Messi e Cristiano Ronaldo, non ce ne sono e punto e basta, per cui il Napoli deve evidentemente virare su qualcosa di diverso. Higuaín è un qualcosa di diverso da Cavani, che però affascina un po' tutti, è un giocatore che oggettivamente dal punto di vista economico e anche tattico è nelle corde del Napoli, potrebbe avviarsi una girandola interessante di attaccanti. Ricordo ancora le parole di De Laurentiis a qualche metro da qui nel piazzale ieri, ha detto ai tifosi, rispondendo a una domanda su Ibrahimovic che è diretto a altri lidi, potrebbe essere diretto al lido madridista, ecco che questo libererebbe definitivamente Gonzalo Higuaín, che già in tempi non sospetti ha così mostrato così la voglia di trovare più spazio. Sappiamo anche che con l'arrivo di Ancelotti la situazione è un po' cambiata, vorrebbe tenerlo, però sappiamo anche che c'è qualche problema legato ai diritti d'immagine, ma il Napoli brillantemente negli ultimi anni questo l'ha fatto diventare un falso problema. Quello dei diritti d'immagine non è un problema, tutto nel contratto, attraverso chiaramente la monetizzazione, no? Tutto si può risolvere, in questo caso si potrebbe risolvere anche con Gonzalo Higuaín, che non è Cavani, ma il Napoli giocherà in maniera differente, ha molte giocatori offensivi che potrebbero dare una mano, no? nel monte gol, diciamo così, complessivo di fine stagione. È piaciuto molto oggi anche Mertens, oltre che in allenamento in questi primi due giorni e mezzo anche in conferenza stampa, un ragazzo quadrato, ambizioso, che sa il fatto suo, che
diciamo, senza direi remore ha affrontato questa sua nuova avventura, che poi ritengo sia anche quello decisiva, no, nella sua carriera. La redazione di Calcio Napoli 24 quest'oggi ha contattato l'agente Chillon, l'agente di Raul Albiol, il quale ci ha dichiarato che la trattativa sta proseguendo e stanno lavorando affinché il tutto si tramuti in fumata bianca. Sarebbe sicuramente l'inforzo giusto per la difesa di Rafa Benitez. Innanzitutto l'ho letta la notizia, insomma, da utente, e è una buona notizia questa, sicuramente, inutile ripeterci, Chillon è anche molto vicino a Benitez, il Napoli ha evidentemente una corsia preferenziale, dove casca il Napoli tra Albiol e Rami casca bene, secondo me. Dobbiamo soltanto aspettare, secondo me, qualche ora per un annuncio. De Laurentiis stesso ha detto che il difensore del Napoli lo ha già preso, è forte, sono convinto, appunto, così come vi ha detto Chillon, che siamo soltanto ai dettagli.